Ringrazio tutti davvero con grande sincerità perché ho partecipato già da ieri ai diversi panel e mi sembravano corposi e di grande aiuto, non solo di interesse, ma di aiuto a procedere anche ad una pratica concreta per provare ad operare quella che a me non piace neppure chiamare il cambiamento, ma una rivoluzione. Proviamo anche nel linguaggio ad utilizzare dei termini che ci possano aiutare anche a comprendere meglio la fase in cui stiamo. Io parlo in questa situazione per il cantiere Rossoverde, non è un ornamento. L'abbiamo costruita e io non faccio nulla che possa essere assimilabile alla rappresentanza di quel cantiere. Parlo perché ho firmato l'appello. C'è da ricostruire tanto e quindi non mi posso permettere di annullare le tante diversità di coloro che hanno firmato. Perché ci servono quelle diversità all'interno dello stesso appello di questo cantiere in costruzione. Provengo da tante lotte ambientaliste, lotte per la sovranità alimentare. Ricordo una lotta particolare perché siamo qui nel sud, che si chiama Acerra, e molti di voi sono qui insieme a me oggi, ricordando quegli anni, quel 15 agosto. Presi d'assedio dalla polizia e da tante altre situazioni di lotta. Perché mi piace mettere insieme non la memoria, come dire, nostalgica, che non serve a nessuno, ma la memoria di quello che molti di noi sono stati e che possono essere ancora oggi pronti a svolgere. Lotte ambientaliste, vi ricordate anche la sovranità alimentare? Vedo Gianni. Quante volte siamo scesi nel sud per discutere animatamente? Ma anche per mettere insieme coloro che la operavano, che la chiedevano. E ancora molta strada c'è da fare. Però abbiamo aperto delle brecce. Ricordate, alcuni li vedo nel volto, abbiamo costruito anche un giornalino, si chiamava L'Insostenibile. E lo dico per chi non ha fatto parte di quell'esperienza. Lo chiamammo Insostenibile, era un inserto di Liberazione, perché volevamo, diciamo così, mettere sotto critica i due termini che andavano tanto di moda e che purtroppo ancora esistono: sviluppo, sostenibile. L'insostenibile metteva sotto accusa e il termine sviluppo, che ancora viene utilizzato anche tra di noi a volte. Io credo che non debba essere usato, perché dietro lo sviluppo c'è il marciume di questo sistema che costruisce disuguaglianze e povertà. L'insostenibile, dicevo. Allora, io ho messo la firma sotto questo appello perché, vi leggo solo una frase, dicevamo, noi facciamo appello perché l'incontro tra ambiente e giustizia sociale si realizzi sul solo terreno possibile, quello di una contestazione radicale del capitalismo e dei dominanti e di una visione altra, che parta dagli impoveriti, uomini e donne, parti grandi del pianeta e dalla natura. Io l'ho firmato per tanti motivi, ma questo mi sembra calzante, perché è da tempo che andiamo dicendo che c'è una incompatibilità, proprio da quelle lotte a cui facevo riferimento prima, tra capitalismo e democrazia. Ma questa fase, questo passaggio di fase, il capitalismo si è fatto ancora più duro. Chiede guerra e distruzione, la chiede, la richiede e rende inconciliabile i termini tra democrazia e capitalismo stesso. Ieri è stato molto detto delle guerre armate. Mi sono ritrovata in tanti interventi, Accio Micotra, Antonio Mazzeo. Però guardate, Roberto Musacchio nell'introdurre ieri ha parlato di democratura. Ci ho discusso con Roberto su questo termine in tante occasioni. Siamo cioè ad un crinale che cancella la democrazia. Abbiamo sovrani dominanti e sudditi. Questo è lo schema. Dominanti e sudditi. Allora dobbiamo cambiare postura. Capovolgere le due posizioni di queste due soggettività. Impresa ardua, lo dicevamo anche con Gianni ieri. Ma lì dobbiamo puntare il dito. Nella radicalità anche della questione ambientale, c'è la possibilità di costruire quella rivoluzione a cui facevo prima riferimento.
La questione ambientale richiede radicalità, non quelle sciocchezze dei cocomeri rosso-verdi. Stiamo veramente piangendo sopra delle cose che possono essere considerate quasi ridicole. Io penso che per parlare di radicalità bisogna essere attenti alle parole che si usano, non cadere nella trappola del linguaggio della narrazione ridicola della questione ambientale. Per questo rosso-verde non è un ornamento. Quando dico attenzione alle parole, significa anche farci da parte con un pensiero divergente, quindi con un linguaggio altro da quello che viene utilizzato, anche da coloro che pensano di fare del rosso-verde una novità. Io provengo da Roma, Rosa lo sa, c'è una grande battaglia alle Amazzoni di Rifondazione Comunista, la sto conducendo con tanti altri, contro quello che il sindaco Gualtieri a Roma chiama un termovalorizzatore. Termovalorizzatore è un inceneritore, chiamiamolo come si chiama. Ed è una roba impressionante, che significa ancora oggi, nel 2022, lottare contro un altro ennesimo termovalorizzatore, come lo chiamano loro. È un minuto. E allora io vi propongo di utilizzare linguaggi diversi e cambiare anche la postura. Mi piaceva molto questa cosa che ha detto oggi Natale nell'introduzione. Capovolgiamo un po' il mondo. Guardiamolo dal sud invece che dal nord. Riscriviamo un'altra narrazione, è possibile. È possibile però se pensiamo che le politiche che ci sono, quelle istituzionali, non sono una non politica, ma sono una politica sbagliata. Per questo la dobbiamo rivoluzionare e capovolgere. E se il tema della discussione di oggi è la rappresentanza da ricostruire, guardate, io penso che da quelle lotte, benché frammentate, che esistono anche in questi territori, si possa ricostruire un legame, una sinapsi con la rappresentanza istituzionale. Tema difficilissimo che vi lascio, come dire, alla discussione, perché lo sento veramente molto delicato e questione centrale per tutti noi. Grazie.